Buonasera a tutti e benvenuti a Caccia News, il settimanale di informazione curato e gestito da Associazione Cacciatori Lombardi. Di nuovo in onda per una nuova stagione, di nuovo insieme, anche questo turno durante questa stagione venatoria, sicuramente fino a dicembre 2024, per tenervi aggiornati su tutte le iniziative, tutti gli aggiornamenti venatori che come di consueto vi abbiamo sempre dato nel corso di queste nostre tante edizioni di Caccia News. Come avete visto nella scorsa puntata, una puntata un po' inaugurale, abbiamo visto il meglio della scorsa stagione con tanti ospiti, tanti contenuti, tanti approfondimenti, tanta cultura e tante informazioni tecniche e anche quest'anno appunto siamo qui pronti, sempre disponibili per voi, per tutto il mondo venatorio, ad aggiornarvi su tutto quello che sta succedendo nel mondo della caccia. Questa puntata, appunto, l'abbiamo dedicata agli aggiornamenti. Ovviamente, da tanto tempo che non siamo in onda, è con noi, vista anche dall'apertura operatoria, è con noi il dottor Eugenio Casella, il nostro presidente regionale, per un saluto. Buonasera, Eugenio, grazie per essere con noi. Grazie Nicolò, grazie mille per il tuo impegno che sistematicamente dai per la nostra associazione, quindi un elogio da parte mia, da parte di tutti i nostri associati. Innanzitutto vorrei fare sicuramente gli auguri, in bocca al lupo a tutti i cacciatori che domenica si appresteranno a iniziare la stagione venatoria. Spero che sia una stagione un attimo più serena di tutte le altre. Questa è una mia speranza, lo spero vivamente, e che venga svolta veramente come dovrebbe essere, cioè come un bel passatempo, una bella passione da svolgere nei prati, nei campi, nelle montagne, e essere a contatto con la natura in maniera libera, seria e vera e non a contatto con una natura disneyana che di vero non ha nulla. Ecco, detto questo, caro Nicolò, tu mi chiedi le novità che a oggi purtroppo non ne abbiamo, purtroppo o per fortuna. Per quanto riguarda l'apertura, non si sa ancora nulla. Io non vorrei che ci sia qualche gioco di prestigio. È proprio l'ultimo minuto, per adesso non c'è nulla, l'apertura dovrebbe essere salva coi debiti scongiuri perché noi registriamo il lunedì e abbiamo ancora tutta la settimana davanti. Quindi speriamo, già quello sarebbe una cosa positiva, diciamo. Poi per quanto riguarda, come hai detto, la questione dei valichi, sicuramente è una questione molto delicata, molto difficile da risolvere e come abbiamo sempre detto, va risolta alla radice, non va risolta come valichi, va risolta alla radice, quindi proprio per quanto riguarda l'ISPRA, perché non so se è vero o se non è vero, comunque si parlava che addirittura lì l'individuazione dei valichi montani che doveva essere effettuata da dei tecnici ISPRA, no? Invece dei 43 che attualmente sono già uno sproposito, dovevano essere, parlano di che ne abbiano individuati qualche centinaia. E quindi mi viene paura e è per questo che ti dico che la questione va risolta alla radice, cioè all'ISPRA e non in Regione Lombardia, anche perché ormai purtroppo non possiamo più fare nulla. Io spero nel buon senso, purtroppo dei nostri antagonisti il buon senso non c'è mai e non c'è mai stato e mai ci sarà. Spero nel buon senso del governo che ponga mano a questa situazione perché veramente sarebbe deleteria per le nostre tradizioni e per le nostre passioni. Tradizioni millenarie che verrebbero in pratica cancellate in pochi giorni. Quindi, per quanto riguarda i valichi, siamo veramente, ma veramente preoccupati. Per adesso, purtroppo, hanno richiesto una proroga dello studio, anche perché
non li hanno mai fatti prima, non so come possono fare a fare degli studi scientifici veri in pochi mesi, però vediamo, insomma, vediamo cosa ne esce. Per quanto riguarda un'altra questione fondamentale, che è la questione degli anellini, come dicevi tu, è una questione anche qua vitale per tutto il mondo, diciamo, dei cacciatori che praticano la caccia alla piccola migratoria. E qua siamo di nuovo, nonostante una legge regionale che è stata fatta nel luglio dell'anno scorso, non siamo ancora riusciti a mettere a terra questa legge. Si sta parlando, si sta guardando, cioè, era stata fatta una legge per gli anellini di plastica, non è stata impugnata, dopo hanno voluto adesso mettere in pista gli anellini, quelli in alluminio con la bugna, la famosa bugna vecchia che in pratica era già stata messa nel 2013, se vi ricordate, e questo veramente ha fatto sì che di nuovo si prorogasse questa cosa che è, torno a ripetere, fondamentale per la nostra passione. Adesso siamo ancora qua, parlano che questa settimana finalmente si potesse fare questa delibera. Io non so perché abbiamo fatto tantissime modifiche, ma alla fine vedremo. Sono un facile profeta, vedremo che nonostante tutte le modifiche e tutte le buone intenzioni che ci sono da parte di tutti, questa legge, questa delibera sicuramente verrà impugnata dal mondo ambientalista. Questo provvedimento comunque deve essere fatto perché assolutamente metterebbe in condizione di nuovo i cacciatori a essere in ostaggio di controlli fatti in maniera, non voglio dire termini che potrebbero rivolgermi contro, ma in maniera delle volte sommaria. E che portano davanti ai tribunali delle varie province, appunto, i cacciatori capannisti. Questo non è assolutamente il momento. I cacciatori sono stanchi, sono stufi di queste incertezze, cioè non chiedono altro che avere le certezze. I cacciatori non vogliono incertezze, i cacciatori vogliono essere a posto, vogliono sapere cosa devono fare per essere a posto e svolgere la loro attività in maniera serena. È questo quello che in pratica i cacciatori vogliono. E non riesco a capire come non si possa fare arrivare a questa cosa. Cioè, perché mi sembra di una semplicità e di una logicità estrema. Tuttavia, non viene fatta, non viene fatta, ci sono mille interessi che delle volte non vengono solo dal mondo ambientalista, ma solo voglio far polemiche, no? Appunto per far sì che questo provvedimento venga procrastinato. E chi ne farà le spese saranno di nuovo i cacciatori che si dovranno armare di pazienza e di soldi e recarsi di nuovo nelle aule del Tribunale. La nostra associazione, come sai, è sempre stata in prima linea, adesso anche altre, dopo anni che noi gridavamo che era una cosa inverosimile, che era una cosa vergognosa, no? Cominciano a voler fare delle polizze apposta per coprire questi danni. Noi è già anni che lo facciamo e assistiamo pressoché gratuitamente o quasi i nostri associati, e quindi ben venga che anche altre associazioni proteggano i loro cacciatori. Cosa vuoi che ti dica, Nicolò? Di certezze neanche una, cioè, ti racconterei delle bugie se ti dicessi che ci sono le certezze. C'è di tutto meno che la certezza.
tanti di noi non vogliono mollare perché non vogliono dare la vinta a questo mondo animale ambientalista che fa solo del male a tutto, non solo al mondo della caccia, ma anche al mondo produttivo, a tutto, e non vuole cedere. Speriamo il bene, resistiamo, resistiamo e resistiamo. Altro, Nicolò, non posso dirti, aspettando momenti migliori, aspettando che ci siano veramente delle persone che facciano delle cose serie, no? E che in pratica facciano vedere la differenza che c'era tra il prima e il dopo il voto, perché finora non l'abbiamo ancora visto. Cioè, bene o male, è quello che facevamo, l'incertezza che c'era prima, nonostante ci sia governo, regione e tutti, diciamo, tra virgolette, amici dal mondo venatorio, noi siamo ancora in un momento di estrema incertezza. Quindi voglio vedere se finalmente si avrà il coraggio di fare una cosa diversa dagli altri, perché altrimenti il paradigma infausto che tutti sono uguali non può essere che vero. Quindi faccio gli auguri a te, Nicolò, a tutti i nostri associati affinché si prospetti una più serena stagione venatoria. Non oso pensare cosa sarebbe successo se Carlo Bravo non ci fosse, se non fosse stato in regione. Perché se abbiamo questa legge, anche se non è ancora operativa, lo dobbiamo quasi solo ed esclusivamente a Carlo Bravo e altri Massardi e al consigliere Bacconi. Quindi non so cosa si possa recriminare, magari che possano esserci delle spinte anche amiche, cioè del fuoco amico anche, magari proprio per screditare Carlo Bravo, la nostra associazione, questo effettivamente potrebbe anche essere un pensiero malizioso, ma che purtroppo alle volte, come diceva Andreotti, a pensare male tante volte ci si azzecca. E quindi cacciatori, non cadete nel tranello di buttare via il bambino con l'acqua sporca, perché faremmo un grossissimo errore. Anche perché ricordiamoci che altrimenti alternative altre non ce ne sono, e quindi non so cosa possiamo fare. L'impegno di Carlo Bravo è massimo, e quindi anche noi, il nostro sostegno verso di lui è totale, e quindi altro noi non possiamo fare. Nella buona fede e nel coraggio di Carlo Bravo, penso che nessuno possa dire nulla. Dopo, per i risultati, come tengo e ritorno a precisarlo, tante volte a qualcuno fa piacere che non ci siano stati dei risultati, e questo mi fa grande amarezza. Grazie mille al nostro presidente regionale, dottor Eugenio Casella. L'augurio è di buon lavoro, ovviamente, alla guida della nostra associazione, peraltro carica rinnovata. Mi complimento personalmente con te per questa rielezione da fondatore di ACL. Ritorni alla guida del nostro regionale, e questo ci fa, insomma, enorme piacere ritrovarti appunto ai vertici della nostra associazione. Auguriamo buon lavoro, soprattutto in un periodo che sarà molto caldo, e sicuramente il tuo supporto certamente non mancherà. Ti ringraziamo per averci seguito. Ovviamente la nostra non sarà più una cadenza settimanale, ma saremo in onda ogni 15 giorni, creando alternanza tra il canale 83 e il canale 116, da come avete potuto vedere. Ma comunque sia, siamo sempre in onda, sempre pronti ad aggiornarvi. Vi ricordiamo le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornati. L'appuntamento è tra 15 giorni su questo canale. A tutti voi una buona serata ed una buona continuazione.
Cerchiamo un collaboratore commerciale per ampliare la nostra attività editoriale dedicata alla realizzazione e promozione pubblicitaria di contenuti televisivi e multimediali. Siamo alla ricerca di agenti commerciali, sia a tempo pieno che parziale, che operino nelle zone di Brescia, Valsabbia e Lumezzane. Il candidato sarà responsabile della ricerca e acquisizione di nuovi clienti, nonché della gestione delle relazioni con i clienti esistenti per garantire la massima soddisfazione e fidelizzazione. Se sei appassionato del mondo dell'editoria televisiva e multimediale, sei proattivo e determinato, e hai ottime capacità di comunicazione e negoziazione, potresti essere la persona che stiamo cercando. Se sei interessato a far parte della nostra squadra e contribuire alla crescita della nostra attività, ti invitiamo a contattarci ai seguenti numeri: 339-459-1464 oppure 348-902-3854. Saremo lieti di valutare la tua candidatura e di incontrarti per discutere delle opportunità di collaborazione. Unisciti a noi e insieme lavoreremo per portare avanti progetti ambiziosi nel mondo dell'editoria televisiva e multimediale. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a nuove energie e competenze nel nostro team. Ti aspettiamo! Siamo all'esterno del Blue Moon Break, Piana del Gaver, Bagolino, e siamo con due campionesse, con Vanessa Marca e con Lucrezia Bocciu. E dallo Sci Club Bagolino in questo momento, ecco. Esatto. Esattamente. Non per raccontare tutta la storia della vostra vita, che pure è giovanissima, però autopresentatevi. Io mi chiamo Lucrezia Buccio e fin da piccola pratico sci in queste montagne, sia dal Maniva sia dal Gaver. Sono partita con lo sci di fondo per adesso aver cambiato a praticare lo sci alpinismo. Come ha già detto, mi chiamo Vanessa Marca e sono nata qui in Gaver e fin da piccola pratico sci alpinismo. Sicuramente gli sport di montagna sono quelli che fanno per me, perché fin da piccola ho fatto sci di fondo, sci da discesa, e ora mi sono specializzata sullo sci alpinismo. E c'è qualche, come dire, tradizione familiare che vi ha, ambientale, che vi ha spinto a praticare questi sport? Sì, sicuramente, come dice il detto, buon sangue non mente, perché i miei genitori hanno sempre fatto fin da giovani sport di montagna, sport di fatica, e quindi questa caratteristica me l'hanno passata. Pure a me, mio papà ha sempre praticato sci, anche mia mamma. Mio papà più sci di discesa, invece mia mamma più sci di fondo, per poi essersi spostati sullo sci alpinismo. Siete giovanissime, quanti anni avete? 15. 18. A 18 anni si diventa anche campioni? Esatto. Campionesse, eh? Allora, questa primavera, campionessa mondiale di sci alpinismo, com'è andata? Ma devo dire che questa stagione è andata veramente bene, sono molto contenta. Sono riuscita a portare a casa la Coppa del Mondo generale di sci alpinismo di categoria under 18, e ci sono stati un po' di alti e bassi nella stagione, però devo dire che è andata molto bene. Direi che una imitazione, con rispetto parlando, ci deve essere, vero? Sì, sicuramente Vanessa è un esempio e mi aiuta anche negli allenamenti, mi dà consigli, è veramente bella. Ecco, in questo momento siamo nel mese di settembre, in questo momento che cosa fate? Vi riposate, vi allenate, cosa pensate? No, allora diciamo che in questo momento il riposo ce n'è, però poco. Bisogna sicuramente fare la base per l'inverno, fare ore, fare volume, e per cercare di arrivare in inverno più preparati possibile per iniziare le gare al meglio. Sì, come ha detto Vane, bisogna sempre tenersi allenati, praticando gli sport più estivi come bici, corsa, camminate in montagna, visto che ne abbiamo e anche di belle, e dopo praticarle in compagnia è sempre più bello. Oltre allo sport però c'è anche lo studio, vero? Sì, anche quello. Durante soprattutto l'estate no, siamo più rilassati, mentre durante l'inverno ce n'è un po'. Cosa frequentate? Cosa frequenti? Il liceo scientifico. Finanza e marketing.
La tendenza per il prossimo inverno, voglio dire, che cosa succede come stagione, come appartenenza sportiva? Allora, per il prossimo inverno non correrò più per lo sci club Bagolino, ma correrò per la finanza, perché sono entrata a far parte del gruppo sportivo come aggregata. Non sono ancora ruolata, ma sono solamente dentro nel gruppo sportivo, e quindi abbandonerò il mio sci club e farò parte della finanza. Per te? Io invece continuerò con lo sci club Bagolino e ancora per un bel po', sono ancora all'inizio io. E per quel che riguarda una tendenza molto più avanti, non molto più avanti, ma nel 26, che cosa succede? Nel 26, bella domanda, ci saranno le Olimpiadi, le prime Olimpiadi invernali di cui farà parte lo sci alpinismo, e sicuramente sarà un onore parteciparci e chissà, ci si crede e si punterà al 26. Tu a cosa punti? Io punto alla prossima stagione sicuramente a impegnarmi per poi riuscire a entrare in nazionale anch'io. E così vi vedete e vi incrociate sempre. Esatto, sì sì. Siete ovviamente anche amiche. Sì sì, al di fuori dello sport soprattutto amiche. Com'è lo sci club Bagolino? Com'è la realtà di Bagolino? Com'è l'ambiente? Come fate un po' di promozione, chiamiamola anche turistica, per la vostra zona? Sicuramente il nostro sci club è un gruppo molto unito, soprattutto io parlo nello sci alpinismo, siamo molto legati anche dal fatto di essere sempre insieme, molto amici, e la realtà di Bagolino è molto più ristretta rispetto ad altre città, però essendo così in pochi riusciamo a viverla e conoscerci molto meglio. Esatto, è pienamente ragione quello che ha detto Lucrezia, e sicuramente anche praticare sport a livello alto in questi paesi è difficile, perché si è comunque un po' costretti a fare dei sacrifici, a uscire magari meno sabato sera, dopo la scuola andare a casa, studiare, fare allenamento, e quindi questo cerca un po' di penalizzarti, diciamo, ad uscire con i propri amici. E però quando un sacrificio lo si fa volentieri e si ha voglia di fare questo sport, è quasi obbligatorio, diciamo. La soddisfazione di essere campionessa mondiale di Under 18 evidentemente è rimasta ancora, o sono passati troppi mesi? No, sicuramente quella lì rimarrà per sempre, perché la prima Coppa del Mondo rimarrà a vita. La tua soddisfazione finora, la tua maggiore soddisfazione finora? È sicuramente il terzo posto nella categoria sprint per il campionato italiano. E dopo anche la partecipazione alla gara qui a Bagolino, che si sente molto di più, o le vittorie che ci sono state in questi mesi. Un appello, uno stimolo alle vostre amiche, ai vostri amici, a tutti coloro che devono fare sport, sapendo che lo sport è sacrificio ma è anche soddisfazione. Allora, prima di tutto direi che bisogna divertirsi, perché se non c'è il divertimento non viene niente dopo di questo. E quindi dico di approcciarsi allo sport sempre con il sorriso e divertirsi, nient'altro. Sono completamente d'accordo con Vanessa. Se una cosa ci piace viene fatta anche volentieri, e quindi non è un peso praticare sport, ma è solamente una passione. E adesso perché? E da tutta la Lombardia, no? Più Valle TV è regionale, e perché dalla Lombardia o da altrove devono venire le persone a Bagolino e magari anche alla Piana del Gaver? Dai, avanti. Allora, sicuramente perché Bagolino è un posto meraviglioso e dovete venire assolutamente in Gaver a trovarci, e dove c'è questo bellissimo panorama. E sia d'estate che in inverno, dove è il regno dello sci alpinismo, perché non ci sono impianti e si può andare nella natura, non ci sono limiti, e direi che dovete venire per forza. Che cosa si può fare qui? Si può fare di tutto, le passeggiate in montagna o a cavallo durante la stagione estiva, e anche corse o andare in bici, c'è il Giro di Croce Domini che è molto famoso, e a Bagolino si può visitare questo piccolo borgo o assaggiare anche i prodotti tipici. Conoscete un posto dove si mangia bene qui a Bagolino, qui vicino a noi, magari a pochi metri da noi? Allora, sicuramente un posto dove si mangia bene e dove fanno anche il bagos, la Malga del Re, e altri posti, il Viandante, che è un posto dove si mangia molto bene e consiglio vivamente di andarci. E qui proprio a pochi metri? Il Blumombre. Ah. Assolutamente.
A questo punto della nostra intervista, Vanessa, abbiamo il piacere di avere qui con noi l'assessore regionale al turismo e non solo, marketing moda, e al quale tu hai una sorpresa, un piacere. Ecco a te Barbara, un pensiero da parte mia della mia stagione. Che dire? Intanto io voglio vederla alle prossime Olimpiadi. Quindi per noi sarà oggi una grande emozione, perché una ragazza di 18 anni che vince un campionato del mondo in una nuova specialità è una cosa straordinaria. Ma poi Vanessa è in corsa e in ascesa per andare alle Olimpiadi. Quindi io ti voglio vedere alle Olimpiadi e ti voglio anche vedere vincere come vinci di solito. Grazie mille Barbara, ci si crede e si spererà di partecipare a queste Olimpiadi del 26. Fantastico. Paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicks in my Break alle nostre spalle, Piana del Gaver, Bagolino, siamo con Gianzeno Marca, titolare del Blue Moon Break insieme al fratello Stefano. Blue Moon Break, perché, da quanto tempo esiste questo residence, questo albergo, questa accoglienza turistica qui al Gaver? Ma perché? Perché era una lungimiranza del nonno che aveva allora visto lontano e si era appunto, diciamo così, inventato di costruire con delle vecchie
pietre, partendo dalla base, questo albergo, allora Albergo Blumone, oggi Blumon Break, e da generazione in generazione è stato tramandato, innanzitutto questa grande passione di fare turismo è stato tramandato a noi, naturalmente dal nonno, dalla mamma, e noi spero di riuscire a tramandarlo alle generazioni future per portare avanti il turismo di questa valle così importante come questa valle del Caffaro. Riusciamo a fare una descrizione dell'accoglienza? Beh, la descrizione è una descrizione innanzitutto familiare, credo che sia la base dell'approccio turistico che ogni operatore deve avere, dovrebbe avere, quindi coccolare i clienti, farli sentire in famiglia. Questo è un po' il nostro obiettivo e la nostra politica di famiglia, quella di ricevere l'ospite, portarlo a conoscenza di un vasto territorio, un territorio sia estivo che un territorio invernale, con tutte le peculiarità che offre, dalla montagna ai percorsi al maneggio di cavalli, quindi passando poi la parte invernale dal noleggio sci di alpinismo, noleggio fondo, ciaspole, quindi un tutt'uno di attività che possono poi rendere felice il turista. E una descrizione della struttura? Beh, la struttura è, come dicevo, è prettamente familiare, si sviluppa nella parte bassa con delle sale. Noi rispetto a dei nostri colleghi operatori offriamo dei pasti molto veloci, espressi per gli sportivi, e quindi con delle specialità che abbiamo, partendo dalla nostra pasta sfoglia, che è il nostro cavallo di battaglia, e passando poi alle classiche pennette, i primi piatti del posto, pennette al bagosso, ai malfatti, e con dei secondi del posto fatti, diciamo, anche su misura e a modo di ogni persona. Avete anche dei locali da dare in, diciamo, gestione, in affitto momentaneo o settimanale? Allora, diciamo che noi come pernottamento abbiamo queste soluzioni. La prima, diciamo, è un monolocale da 4 posti letto, che è abbinato bene per la famiglia e può arrangiarsi con un piccolo cucinino anche a far tutto, ecco. E possiamo utilizzarla sia come monolocale o anche senza, ecco, se uno decide di farsi da mangiare qualcosina ben volentieri, altrimenti noi facciamo un po' di tavola calda e cerchiamo di servire questa soluzione, ecco. L'altra soluzione invece che abbiamo è un monolocale, diciamo, 4 posti letto senza cucina, e lì facciamo un pernottamento colazione, ecco. Queste sono le soluzioni. La nostra è una soluzione spartana, con anche dei blocchi monolocali dove c'è la possibilità appunto di poter utilizzare il servizio, e poi la solito pernottamento con prima colazione, che oggi credo che sia un po' quello che sta tirando un po' di più sul mercato, anche perché poi il pomeriggio, partendo dalla mattina, i nostri clienti che soggiornano poi hanno la possibilità di apprezzare appunto tutti i percorsi montani che ci sono. Appunto, questo percorso montano, siamo a pochi chilometri da Croce Domini, quindi siamo a Breno sostanzialmente, perché questo è comune di Breno, anche se siamo in cima alla Valle Sabbia, quindi è sostanzialmente un turismo di passaggio, ecco perché l'avete chiamato Break. Sì, esatto, è ben detto, è un turismo un po' mordifugi, di prossimità, e siamo oltretutto all'interno del Parco dell'Adamello, un parco bellissimo che va visitato, un parco che anche negli ultimi anni strutturalmente ha fatto parecchio, hanno riqualificato parecchi percorsi. Noi qui abbiamo dal Lago della Vacca ai laghetti di Brufione, al Monte Misa, al Monte Blumone, insomma una serie di percorsi ben gestiti, ben attrezzati e adatti un po' a tutte le famiglie. Stefano Marca, insieme al fratello Gianzeno, gestisce ed è proprietario di questa, tutta la mia famiglia, con tutta la famiglia, di questa, del Blumon Break. Ma in particolare Stefano si interessa di cucina. Sì. Allora sì, noi facciamo una cucina, diciamo, chiamiamola un po' veloce, dai, una tavola calda.
che cerca di accontentare un po' tutti i nostri clienti che arrivano abbastanza veloci, soprattutto magari da una sciata o da un giro in bici o da un bel giro, diciamo, sul Blue Moon. E noi spingiamo con queste cose, ecco, ripeto, facciamo magari un bel piatto di pennette alla bagossa abbinato a una fettina di strudel con un pezzettino di bagosso e cerchiamo di accontentare questa soluzione, ecco. Difatti non è ristorazione nel senso classico del termine, non è albergo nel senso classico del termine, ma è sostanzialmente una tavola calda. Bravissimo. Certo, questa tavola calda proprio dà la possibilità di riuscire, ripeto, a fare più numeri, perché uno non viene a fare una ristorazione a sedersi 2 ore da noi, ecco, mangiano 2 belle pennette al salmino, un bel formaggio fuso al bagosso e un caffè dalla casa e parte, diciamo, velocemente, ecco. Sì, anche perché qui siamo in una zona, appunto, alla Piana del Gaver, strada di passaggio, Croce Domini, Bagolino e così via. Uno non è che è proprio sempre di passaggio, perché può anche venire a sciare, a camminare, come hai detto prima, però il pranzo è il pranzo proprio nel gustare qualche cosa, certo, e nell'andare sufficientemente veloce, che però la velocità non va a danno della qualità di quello che offrite. Certo, noi cerchiamo, quelle poche cose che facciamo, cerchiamo di farle bene, ecco. E l'altra cosa importante è che, diciamo, la gente che viene da noi, che arriva alle 3, alle 4, alle 5, noi cerchiamo sempre di ospitarli, proprio perché arriva da una sequenza di montagna o di alpinismo o di tutto, ecco, sì. Facendo proprio tutta la giornata. Dove in realtà non c'è un orario ben Bravissimo. Preciso, insomma, ecco. Non c'è l'orario del mezzogiorno, dell'una. Bravissimo. Quindi, che è quello della ristorazione, che diciamo della vera ristorazione e propria, classica, ecco. Eccetera. Un esempio di quello che offrite, però, noi oggi ci siamo permessi di degustare, di assaggiare, sì, qualcosa. Credo che siamo rimasti soddisfatti, ecco. Però un piccolo elenco di quello che offrite. Allora, offriamo, diciamo, come primi piatti le pennette al salmino di cinghiale e le pennette al bagosso, che sono, diciamo, il nostro punto di forza, perché siamo uno dei pochi che le fa bianche, cioè non utilizzando il sugo, c'è solamente bagosso e la panna e 2 casoncelli. E dopo passiamo, diciamo, le cose più veloci, sai, il formaggio fuso con la polenta nel tegame, una bella sfoglia con i funghi porcini, un bel piatto di bresaola con le zucchine, cose molto veloci che riusciamo, diciamo, a gestire anche con numeri, ecco. Ho visto anche un dolce interessante. Sì, lo strudel nostro classico, che meno male tantissimi vengono proprio per quello. Dopo abbiniamo una cheesecake, una pinoli, però ecco, lo strudel è la punta di diamante. Naturalmente avete anche un'offerta di vini. Sì, sì, allora vabbè, a livello sportivo sa che si spinge più con la birra, certo. Per tanti motivi ormai uno beve una birra media con un panino, però ecco, abbiniamo magari un po' di vini sfusi, non a livelli, diciamo, di grandi nomi, però qualcosa abbiamo, ecco. Dopodiché, appunto, il vostro è anche un bar. Sì, ecco, dopo, diciamo, col bar facciamo numeri elevati e spingiamo col caffè dalla casa, col bombardino, che ormai sono i due prodotti che anche l'inverno degusti volentieri. Bene, io direi di concludere con un bombardino. Volentieri. Va bene. Allora vuol dire che facciamo un bel bombardino. Va bene, facciamo un brindisi con un cincinco bombardino. Dal Blue Moon Break, Piana del Gaver, Bagolino, strada per Croce Domini. Un saluto a tutti i nostri telespettatori e un cin cin con il bombardino. Bombardino. Cin cin. 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 We'll be right back.
Cerchiamo un collaboratore commerciale per ampliare la nostra attività editoriale dedicata alla realizzazione e promozione pubblicitaria di contenuti televisivi e multimediali. Siamo alla ricerca di agenti commerciali, sia a tempo pieno che parziale, che operino nelle zone di Brescia, Valsabbia e Lumezzane. Il candidato sarà responsabile della ricerca e acquisizione di nuovi clienti, nonché della gestione delle relazioni con i clienti esistenti per garantire la massima soddisfazione e fidelizzazione. Se sei appassionato del mondo dell'editoria televisiva e multimediale, sei proattivo e determinato, e hai ottime capacità di comunicazione e negoziazione, potresti essere la persona che stiamo cercando. Se sei interessato a far parte della nostra squadra e contribuire alla crescita della nostra attività, ti invitiamo a contattarci ai seguenti numeri: 339-459-1464 oppure 348-902-3854. Saremo lieti di valutare la tua candidatura e di incontrarti per discutere delle opportunità di collaborazione. Unisciti a noi e insieme lavoreremo per portare avanti progetti ambiziosi nel mondo dell'editoria televisiva e multimediale. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a nuove energie e competenze nel nostro team. Ti aspettiamo! Cari amici, siamo a Sabbio Chiese e siamo qui al Museo della Civiltà Contadina e dei Mestieri con Lidia Ghirinelli, vicepresidente dell'Associazione Culturale Museo dei Mestieri e della Civiltà Contadina. Ci troviamo all'interno del complesso della Rocca e l'edificio che ospita il museo è la ex chiesetta di San Nicola da Tolentino, costruita probabilmente intorno al 1500. Ha ospitato fino al 1800 circa delle confraternite religiose, poi nel 1878 è stata sconsacrata e da lì iniziano i suoi usi laici. Infatti ha avuto tantissimi usi, è stata scuola elementare, ospizio dei poveri, è stata il ricovero, la casa del curato, abitazione privata, fino al 1980 circa, quando è stato abbandonato per una decina d'anni, e nel 1991 sono cominciate le opere di restauro. Il restauro ha riportato in luce quella che era la struttura originaria della chiesa e nel 1992, in occasione delle feste decennali, c'è stato un primo allestimento della collezione museale. La collezione si è ampliata in questi anni perché tantissimi visitatori sono venuti al museo e abbiamo ricevuto tantissime donazioni. Per cui dal primo nucleo di donazione del signor Enrico Morelli, che è il fondatore del museo, perché lui ha raccolto nel tempo i primi oggetti contadini, da questo primo nucleo di circa 600 oggetti siamo passati a quasi 2000 oggetti, di cui 1200 si trovano all'interno di questo museo. Bene, allora direi di incamminarci, entriamo pure. Ecco Lidia, adesso ci troviamo all'interno del museo, vediamo la struttura che effettivamente è quella di una chiesa e siamo veramente circondati da oggetti. Quali sono le categorie di reperti che conservate qui all'interno del museo? Come vedete la varietà di oggetti è tantissima, sono tutti relativi alla vita contadina, quindi partiamo dalla vita domestica che si trova nella parte del soppalco. Quindi tutto il lavoro delle donne in casa, la cucina, la cura dei figli, le arti tessili, quindi tutto quello che riguarda i tessuti. E poi abbiamo invece la parte relativa alla vita contadina degli uomini, diciamo. Quindi abbiamo l'allevamento, la fienagione e in più abbiamo, come dice la denominazione del museo, i mestieri artigianali. Quindi abbiamo fabbro, maniscalco, calzolaio, falegname e abbiamo anche quelli che esistevano una volta e ora non ci sono più, che sono i mestieri degli ambulanti. Quindi c'era lo stagnaio che aggiustava le pentole, c'era il bottaio che si occupava delle botti e c'era il materassaio che rifaceva i materassi. Adesso posso mostrarvi magari alcuni oggetti particolari. Bene. Va bene.
La provenienza degli oggetti è più o meno di tipo locale, nel senso Valle Sabbia, Val Tenisi e provincia di Brescia. Ma abbiamo anche alcuni oggetti dall'estero, come queste particolarissime matrici per tessuti, che presumibilmente vengono da Lione in Francia, che poi sono oggetti che ci ricollegano al Museo degli Stampatori. Infatti abbiamo fatto anche con i bambini d'estate un laboratorio didattico bellissimo che univa i due musei riguardanti la stampa. Vi faccio vedere invece un altro oggetto molto particolare, tipicamente locale, che è questo, è lo strambai. Lo strambai veniva usato nella cacciagione del roccolo, che ora è vietata, e questo oggetto, che era rivestito con delle piume, veniva lanciato in aria, la forma dell'oggetto faceva sì che roteasse e sembrava un uccello rapace. Per cui quando gli uccellini si trovavano nel roccolo per mangiare, erano attirati dal cibo, gli sembrava di vedere questo uccello rapace e scappavano dentro nelle reti. Un altro oggetto particolarissimo che probabilmente abbiamo solo noi, non per vantarci, ma sono questi personaggi dei Promessi Sposi, costruiti in latta, interamente artigianali e originali. Anche questo è un pezzo bellissimo, è un telaio dell'Ottocento, funzionante, col quale abbiamo tessuto questi tappeti. Lo usiamo per mostrare proprio il funzionamento del telaio e alle persone piace tantissimo perché è un meccanismo molto particolare. L'ultima donazione che ci hanno fatto al museo è questa stoffa che proviene da Preseglie, perché anche il telaio proviene da Preseglie, e la signora è stata gentilissima perché ci ha regalato questa stoffa che è stata tessuta proprio con questo telaio. L'Associazione Culturale Vincenzo Gioberti, che sta accompagnando in questo momento gli amici di Più Valle TV a spasso per la Valle Sabbia, alla scoperta della sua cultura, della sua identità e delle sue tradizioni, incontra nella persona della vicepresidente l'Associazione Culturale del Museo della Civiltà Contadina e dei Mestieri qui a Sabbio Chiese. Che cosa fa questa associazione? Quali sono i suoi obiettivi? Quale è lo statuto che guida, qual è lo spirito che guida questa associazione? L'idea è di promuovere culturalmente la cultura contadina, in generale questo museo che non è ancora ben rivalutato. Pensate che tante persone ancora non sanno che c'è un museo etnografico a Sabbio. Siamo tutti volontari, ci occupiamo delle aperture, ci occupiamo dell'inventario degli oggetti, di parte della catalogazione. E facciamo anche piccole ricerche di cultura etnografica locale. Il risultato di alcune di queste ricerche è questo quadernetto, di cui siamo molto orgogliosi. L'associazione in generale vuole promuovere anche verso i bambini la conoscenza del museo. Infatti, anche sostenuti dal sistema museale, sono organizzati durante l'anno scolastico diversi laboratori didattici, e che piacciono tantissimo. Tra l'altro io per caso ho assistito e i bambini si divertono, è un modo molto giocoso ma allo stesso tempo educativo di avvicinare i bambini al museo. E tra l'altro mi è capitato che poi tornassero magari in visita coi genitori e raccontano poi ai genitori gli oggetti, quindi è molto bello. Anche durante l'estate abbiamo degli eventi. Di solito sono anche qui laboratori per le famiglie, siamo sempre sostenuti dal sistema museale e, come dicevo prima, è stato bellissimo il laboratorio sulla stampa e anche il laboratorio sulla tessitura. Le operatrici museali hanno creato dei piccoli telai per i bambini che hanno costruito il loro tessuto, il loro pezzettino di tela. Sistema museale, associazioni culturali, amministrazioni e comunità locali. Questo è anche la Valle Sabbia, un territorio denso di cultura, denso di persone che hanno voglia di fare, che hanno voglia di portare di nuovo queste comunità al centro, facendo riscoprire ai loro membri le proprie tradizioni, gli antichi mestieri, la civiltà dei nostri nonni, dei nostri antenati. Siamo qui ai piedi della Rocca
ricca di Sabbio Chiese, che non è solo il simbolo di questo territorio così ricco, ma è il simbolo della Valle Sabbia, uno dei simboli centrali della nostra valle che impressiona così tanto le persone che per la prima volta la attraversano. Siamo qui con il vice sindaco di Sabbio Chiese, Claudio Ferremi. Abbiamo visto due musei in questo territorio comunale, il Museo della Civiltà Contadina e il Museo degli Stampatori, quindi un'amministrazione attenta, un comune attento, una comunità ricca. Una comunità decisamente ricca, un'amministrazione attenta, è vero, ma le amministrazioni che si sono succedute negli ultimi 20 anni, 30 anni a Sabbio Chiese hanno tutte avuto l'attenzione verso questa realtà. Abbiamo la fortuna di avere sul nostro territorio un monumento come appunto il Santuario della Madonna della Rocca, monumento di simbolo di Sabbio ma anche della Valle Sabbia, luogo veramente di cultura, storia, religione, arte, luogo molto visitato, molto frequentato e attorno al quale veramente la comunità sabbiense si è cresciuta, si è unita. E il fatto che poi siano sorte realtà come l'Associazione Culturale del Museo della Civiltà Contadina, che da 20 anni ormai, 30 anni quasi, porta avanti la salvaguardia delle tradizioni. Recentemente si è istituito il gruppo del Museo degli Stampatori da Sabbio, coinvolgendo altre persone, è il segno proprio di una comunità che è viva, che è coesa, che ha voglia di partecipare, di sentirsi attiva e che ama il proprio territorio e vuole farlo crescere, vuole farlo conoscere, vuole farlo vivere. Per cui ecco, davvero siamo orgogliosi, mi sento orgoglioso in questo momento di rappresentare l'amministrazione comunale di Sabbio Chiese. Un simbolo della valle, un simbolo della comunità, questo della Rocca, ma anche un luogo di grande devozione. Non possiamo pensare a Sabbio Chiese senza dire qualche parola sulle meravigliose feste decennali che animano la vita della comunità. Assolutamente. Sono trascorsi poco più di 6 mesi ormai dalle ultime edizioni della festa decennale di settembre 2023, 15 giorni veramente intensi, veramente partecipati, veramente vissuti, veramente indimenticabili, e ancora quando pensiamo a quei giorni ci emozioniamo, e veramente è una delle tradizioni religiose, culturali, popolari più potenti e più importanti che ci siano sul territorio, sicuramente Val Sabbia, ma probabilmente anche oltre. Quindi l'appuntamento con le prossime decennali quando sarà? L'appuntamento con le prossime decennali sarà nel 2032, perché appunto le decennali ogni 10 anni, l'anno scorso si sono svolte nel 2023, perché un paio d'anni prima, a causa pandemia Covid-19, ha spostato in là tutti i lavori, per cui anziché nella scadenza naturale del 2022 si sono svolte nel 2023, però il prossimo appuntamento rimane 2032, mancano solamente 9 anni. Per cui segnate pure in agenda fra 9 anni, 2032, a Sabbio Chiese per le feste decennali della Madonna della Rocca.